Benvenuti alla 60ª edizione di Karate Virtual Forum, uno spazio di interazione che sostiene l'unicità del karate, rispettando le particolarità e imparando da tutti gli stili delle arti marziali. Bienvenidos a la edición número 60 del Foro de Karate Virtual, un espacio de interacción que aboga por la unicidad del karate, respetando las particularidades y aprendiendo de todos los estilos y artes marciales. Hoy tenemos la presencia del maestro Manuel Viñola, que nos proporrá gentilmente de Italia una conferencia llamada El Karate de Anko y Tosu, Historia y Evolución. En el día de hoy contamos con la presencia del maestro Manuel Viñola, quien gentilmente nos ofrecerá desde Italia una plática denominada El Karate de Anko y Tosu, Historia y Evolución. Manuel Viñola Sensei inició a practicar karate no agonístico de la escuela Shotokan, sotto la guida de Hiroshi Shirai Sensei. Un altro suo maestro, Salvatore Orlando, era un estudiante de Shirai y de Taiji Kase. Manuel Viñola Sensei comenzó a practicar karate no competitivo de la escuela Shotokan, de la mano de Hiroshi Shirai Sensei. Su otro maestro, Salvatore Orlando, fue alumno de Shirai y Taiji Kase. Manuel Sensei es noto per il suo interesse per la storia del karate di Okinawa, così come per la sua pratica personale e l'insegnamento associato. Ha iniziato a documentarsi attraverso dei libri e video, ai quali è stato integrato per anni condividendo il suo apprendimento con i maestri giapponesi che hanno visitato l'Italia, tra cui Takayuki, Kubota, Kawasoe, Naito, Occhi e Funakoshi. Manuel Sensei es conocido por su interés en la historia del karate de Okinawa, así como por su práctica personal y enseñanza asociada. Comenzó a documentarse a través de libros y videos que se complementó por años compartiendo sus aprendizajes con maestros japoneses que visitaban Italia, entre otros Takayuki Kubota, Masao Kawasoe, Takeishi Naito, Hideo Ochi y Kenneth Funakoshi. Manuel se unì alle Forze Armate. Da quel momento iniziò a praticare il karate Sorin della linea Matsumura Seito, sotto la guida del maestro Alberto Donni. Trasferendosi a Torino, si dedica allo studio del maestro Emanuel Giordano, legato al maestro Morinobu Masio. Manuel se unió a las Fuerzas Armadas y desde ese momento comenzó a practicar karate Shorin de la línea de Matsumura Seito, bajo la tutela del maestro Alberto Donni. Y al trasladarse a Turín, se dedicó a estudiar con el maestro Manuel Giordano, vinculado a su vez al maestro Morinobu Maeshiro. Vale la pena recordar que Viñola Sensei ha estudiado anche con el maestro Santiago Sakaba, allievo dei maestri Kazuya Miyashira, Soe Miyasato y Takeshi Miyagi. Vale mencionar que Viñola Sensei también estudió con el maestro Santiago Sakaba, alumno de los maestros Kazuya Miyashira, Shohei Miyasato y Takeshi Miyagi. Nell'ambito del gruppo di studio Okinawa Karate Kenkyukai, dedicato alla promozione della cultura di Okinawa in Italia e in Europa in generale, Manuel Sensei si è distinto per aver sviluppato insieme a Emanuel Giordano Sensei una opera trascendentale di divulgazione culturale e storica sul karate di Okinawa. Attualmente, entrambi i maestri stanno sviluppando una serie di pubblicazioni in cui analizzano le diverse versioni del kata della linea Sorin. Nel marco del gruppo di studio Okinawa Karate Kenkyukai, dedicato a promuovere la cultura di Okinawa in Italia e in Europa in generale, Manuel Sensei se destacò per elaborare junto a Emanuel Giordano Sensei
una trascendente labor de divulgación cultural e histórica acerca del karate de Okinawa. Actualmente, ambos maestros se encuentran desarrollando una serie de publicaciones en las que se analizan las diversas versiones de los kata correspondientes a las líneas de Shorin. Sensei Manuel, grazie mille per averci dato questa opportunità e per averci accompagnato con la tua visione oggi in carattere virtuale. Vi siamo infinitamente grati per la vostra presenza e siamo pronti ad ascoltarvi in tutta, con tutta la nostra attenzione. Manuel Sensei, muchas gracias realmente por darnos la oportunidad y acompañarnos con tu visión en el día de hoy en Karate Virtual. Estamos infinitamente agradecidos por tu presencia. Nos disculpamos por los problemas que hay de conectividad. Mucha gente seguirá este video luego en internet, en las redes y en Bujin TV. Y nos disponemos desde ahora a escucharte con toda nuestra atención. Vi ringrazio della presentazione. È un vero piacere essere qui con voi. Vi ringrazio per avermi invitato. Vi ringrazio chi partecipa e chi vedrà il video. Preciso solo, io non ho studiato principalmente col maestro Shirai direttamente, ma con allievi del maestro Shirai. Maestro Shirai l'ho incontrato diverse volte, ma non sono un suo allievo. Ho deciso di parlare del karate di Ankuitosu perché è considerato giustamente un pochino il nonno del karate. Ankuitosu, per quelli che lo conoscono, l'hanno già sentito, è nato a Okinawa nel 1831. Da bambino, come tanti altri maestri, era piccolo, debole, aveva una serie di malattie che lo rendevano molto fragile. Per questo è stato spinto a praticare il karate. Ci sono molte varie versioni su chi sia stato il suo maestro. Solitamente si ritiene che abbia iniziato a studiare sotto Sokon Matsumura Sensei, uno dei principali maestri dell'isola. Sensei Matsumura è molto famoso, molti suoi allievi sono Azato, Kian, Chotoku Kian, lo stesso Jikin Funakoshi. Tutti questi maestri hanno studiato con lui, era il principale maestro dell'isola ed è considerato il fondatore, tra virgolette, della corrente Shurite. Un altro maestro di Tosu è il Nagahama Sensei. Nagahama era solo di un anno più giovane di Tosu. Era specializzato nel cosiddetto vecchio Nahate, il vecchio Shorei Ryu, l'arte importata dalla Cina all'inizio, metà del 1800. Un altro maestro con cui ha studiato è Gusukuma di Tomari. Come possiamo vedere, tutti questi maestri, dalle varie linee, hanno influito sulla sua opera. Itosu non aveva problemi di lavoro, lui poteva dedicarsi al karate, lui è un impiegato pubblico della corte del re di Ryukyu. Aveva trovato lavoro grazie al suo amico Azato. Tra i due c'era una forte amicizia. Funakoshi ha studiato sotto tutte e due questi maestri e anche lui ricorda chiaramente il legame che li univa. Molto spesso insegnavano insieme. Itosu aveva, dalle fonti che abbiamo, era di corporatura estremamente robusta. Aveva una filosofia dell'arte marziale che in parte differiva da quella di Matsumura. Funakoshi nella sua opera magna Karate Do Kyohan ci dice chiaramente che Azato era ricordato come un allievo Matsumura principalmente. Itosu era ricordato come allievo di Gusukuma. Questo ci fa capire che le sue idee
non coincidevano pienamente con quelle di Matsumura per un semplice motivo. Ogni maestro imparava da più fonti, rielaborava quello che sapeva, quello che aveva imparato, anche sulla base delle sue idee, delle sue esperienze. Un'altra conferma di questa non divergenza, ma di questa differenza di punto di vista, ci viene da Kensu Yabu. Kensu Yabu era un allievo sia di Matsumura che di Tosu. Ce lo dice lui stesso, esiste un bellissimo testo di Yabu, una serie di articoli scritti in onore di Itosu, chiamato Itosu no Buyuden. In questa serie di articoli lui dice chiaramente che il karate di Itosu era ricordato per essere in parte di Nahate, in parte di Shurite. Ora, il concetto di Nahate e Shurite è molto particolare. Ogni grande maestro ci ha dato una visione di questi filoni. Da quello che emerge, mettendo insieme tutte le varie opinioni, emerge che in realtà Nahate non è limitato al progenitore della scuola Goju-ryu o quella Ueshi-ryu. Nahate indicava tutto quello che veniva dalla Cina nel corso del 1800. A maggior ragione Chibana Sensei ci dice che il kata Goju-shio, che lui non ha inserito nel suo curriculum ufficiale, era di Nahate. Proprio per questo motivo è stato importato di recente, fine 800. Kata come Kusanku, Passai, sono kata molto più vecchi. Un'altra conferma di questa visione ci appare nella breve autobiografia di Choji Yoshimura. Choji Yoshimura era un allievo minore nel senso che è poco conosciuto, di Matsumura Sensei. Lui ci dice chiaramente che il karate di Matsumura era considerato shurite come interpretazione del Ti di Okinawa, della vecchia arte marziale di Okinawa. Il karate di Higaonna Sensei, Kanryo Higaonna, era considerato Nahate o Tode. Tode indicava l'arte importata più recentemente dalla Cina. Quindi troviamo principalmente, per esempio, i kata di Goju-ryu, Sanseiru, Sanin, anche in realtà il Naihanshi. Il vecchio Ti okinawense è un amalgama di tutta una serie di influenze che arrivano dal sud-est asiatico. Cosiddetto, in Okinawa lo chiamano champuru, vuol dire mettere insieme concetti e amalgamarli per creare un prodotto nuovo. Itosu ha studiato le principali varianti dell'arte marziale okinawense. Le ha rielaborate per un motivo. Il karate è sempre stato trasmesso in una cerchia di segretezza, perché nessuno doveva rubare le tecniche degli altri. Il karate non era fatto per le competizioni, era fatto esclusivamente per la difesa. Perciò più segreto era, più efficace nel momento del bisogno si rivelava. Nel 1905 questo concetto è cambiato. Okinawa non era più un regno indipendente, era diventata una prefettura giapponese. Molte cose erano cambiate, non c'era più un re okinawese, c'era l'imperatore del Giappone. Okinawa era una prefettura all'estremo dell'impero, aveva voglia di prendere il suo posto all'interno dell'impero giapponese, quindi c'era questa voglia di rivalsa.
Quindi per cui Itosu ha deciso di stilare un documento dopo tutta una serie di prove, di tentativi per cercare di diffondere una versione del karate che fosse più adatta ai tempi. Nel 1908 uno dei pochi documenti scritti della storia del karate è il Todejukun. Questo documento viene inviato alla prefettura di Okinawa, la sezione che si occupa di educazione, dove Itosu già nelle prime righe pone un punto fermo. Il karate non deriva dal buddismo, non deriva dal confucianesimo, non deriva dal taoismo, è un'arte marziale arrivata dalla Cina in tempi diversi, in modalità diverse, a ondate successive, e ha due linee principali, lo Shorin e lo Shorei. Ognuna ha dei punti di forza e dei punti di debolezza. Il karate del suo tempo cercava di fondere i punti di forza delle due linee. Successivamente, nei punti successivi, troviamo i suoi consigli. Il kata è la base, va praticato con il concetto che dobbiamo capire cosa stiamo facendo. Lui dice testualmente: dobbiamo praticarlo tenendo a mente i principi del Tui Di. Il Tui Di è l'interpretazione okinawense del cinese, tecniche di manipolazione, di leva. Successivamente dice: il karate deve essere praticato ogni giorno. Ogni giorno, perché è come l'acqua, se si riscalda diventa fredda, perde le sue proprietà benefiche. Questo è un concetto che riporta anche Jikin Funakoshi. L'idea principale di Itosu era di contribuire al nuovo impero giapponese con un'arte marziale che potesse creare dei cittadini forti, coraggiosi, in salute, in un'ottica pre-militare, già precedentemente tre suoi allievi, di cui due li conosciamo, sono Kenzu Yabu e Choma Nashiro, avevano stupito i medici militari della coscrizione obbligatoria, li avevano stupiti per il loro fisico robusto. Già quello era un campanello per i medici giapponesi. Come mai queste persone erano così robuste, così in salute? Itosu voleva diffondere questo messaggio. Quello che ha fatto lui è un'opera di adeguamento, e come dice Hiroshi Kinjo, ha modificato il karate. Sì, però a mio parere, e non solo a mio parere, bisogna fare due distinzioni. Shibana ci dice in più di un'intervista che Itosu insegnava in modo differente quando era a casa e quando era a scuola. Perciò dobbiamo distinguere il karate scolastico, quindi aveva questa finalità ginnastica, formazione premilitare, salutistico. Lo dobbiamo distinguere dal karate che lui insegnava privatamente. Il karate che insegnava privatamente era un'elaborazione personale di tutto quello che aveva imparato. Per cui i principi difensivi non sono andati persi, sono solo più nascosti di prima. Lui inizialmente aveva una grande mole di kata. Shibana ci dice che ad un certo punto nella vecchiaia ha ridotto il numero perché voleva preservare il vecchio suidi, il vecchio shurite. Questo è il motivo per cui le maggiori scuole originatesi da Itosu non mantengono tutti i kata che gli vengono attribuiti.
Se pensiamo al curriculum di Cibana, della scuola di Cibana, noi troviamo 14, 15 kata, Funakoshi, stessa cosa. Questo è il motivo per cui bisogna porre delle differenze tra il karate scolastico e il karate di Tosu. Un altro concetto essenziale, la chiusura delle mani, sembra una scemenza. Se uno ci pensa non è così, per un motivo molto semplice. Lui nell'ambito scolastico ha preferito far chiudere le mani, limitare le tecniche a mano aperta in quanto erano molto più pericolose. Però, Manuel, se ci pensiamo bene, sì. C'è una domanda, un intervento. Sì, sì. Molto, molto volentieri. Avanti, Gerardo. Gerardo, mette il microfono. En la última parte quisiera que ustedes traduzcan bien, porque se me quedó colgado, en donde él establece la diferencia entre lo escolástico y lo que enseñaba en la casa. Yo lo supongo, pero me gustaría escucharlo de su propia traducción, Cacho. Ha dicho Sensei Gerardo que es interesado a capir mejor la differenza fra il karate scolastico e quello che lui faceva, diciamo, a casa. Secondo la sua prospettiva. Secondo, come la vedi tu, Manuel? Allora, per quanto riguarda il karate scolastico, noi sappiamo ad un certo punto nei kata predilige le tecniche a mano chiusa. Però sono io che vi pongo una domanda. Chi di voi pratica i kata pinan a mano chiusa? Nessuno, per un semplice motivo. Traduzione un pochito, Caccia. Perché? Faccio la traduzione, Manu. Sì. Per explicarte, él te pone también una pregunta a vos. ¿Quién de nosotros practica el piñán con la mano cerrada? No, perdón, con la mano abierta. Avanti, Manuel. Tutti noi pratichiamo i piñán, che sono un pochino il capolavoro di Tosu, a mano aperta. Però la storia, le fonti ci dicono che lui nel circuito scolastico ha fatto chiudere le mani. Quindi questa differenza ci fa capire che i pinan a mano aperta sono la sua interpretazione del karate. I pinan a mano chiusa li troviamo solo nella scuola Bugeikan, nei kata tramandati da Chomanashiro. Chomanashiro un insegnante di scuola, per cui ha mantenuto questi pinan a mano chiusa, però sono elaborati secondo la sua concezione. Chomanashiro era uno studente anche di Matsumura. Quindi le tecniche a mano aperta non sono scomparse nel karate di Tosu. Cibana è uno dei pochi allievi di Tosu fuori dal circuito scolastico. Per quello che noi teniamo lo shuto, il nukite a mano aperta. Queste non sono tecniche scolastiche. Il concetto scolastico dei pinan è una cosa, la loro applicazione pratica è un'altra cosa. I pinan sono stati creati perché i kata vecchi erano troppo difficili da capire per dei ragazzi. Inoltre bisogna considerare che gli anni scolastici non erano tanti, 3, 4, 5 anni, troppo pochi per capire a fondo un kata lungo come il kusan o il passai. Itosu ha fatto un'opera
a mio parere, geniale. Se si analizza ogni singolo pinan, noi troviamo in forma semplificata gli stessi identici principi applicativi dei kata superiori. Pensiamo Pinan Sandan. Questa tecnica noi la conosciamo bene, la troviamo nel Nanchi, tra le altre. La troviamo in varie versioni dei passai. Alcune tecniche del kata Chinto le troviamo nel Pinan Sandan. Nel Pinan Godan troviamo altre tecniche del Chinto. Troviamo tecniche del Goju Shiho. Troviamo principi applicativi del Kusan Kudai, del Kusan Kusho. Il formato è semplice da comprendere. Per questo motivo Funakoshi ha sempre ripetuto che chi padroneggia a fondo i cinque Pinan le basi per sapersi difendere. Per questo motivo, proprio perché i principi dei Pinan sono gli stessi principi dei kata superiori in modo più semplice, molto più intuitivo, forniscono una base estremamente solida per capire i kata superiori. All'inizio Motobu ci dice che c'era un unico Pinan, Pinan no kata. Poi successivamente lui ha organizzato il suo insegnamento e ha suddiviso, ha creato degli ulteriori kata. Non è un concetto nuovo. Miyagi Jōryū voleva fare la stessa cosa. È morto prima di realizzarla, ma voleva fare la stessa cosa. I Pinan, a mio parere, sono il cavallo di Troia tramite cui le tecniche antiche del karate sono entrate nelle scuole, si sono diffuse. Il problema dei kata è sempre lo stesso ed è anche il problema dei pinan. Bisogna sapere che cosa si sta facendo. Bisogna avere chiave di lettura giusta. Un kata si può imparare nel giro di un paio d'ore, ma se non si sa utilizzare, se non si capisce che cosa si sta facendo, quel kata rimarrà una danza, sarà inutile. Se uno non conosce a fondo i principi che sono insiti in ogni singola tecnica, non imparerà mai a difendersi. I kata forniscono oltre a delle basi di movimento, dei principi di movimento, forniscono delle cognizioni di strategia difensiva estremamente importanti, estremamente, soprattutto perché sono idonei a difenderci in quasi tutte le situazioni in cui ci possiamo trovare. Questo è il concetto principale dei Pinan. Itosu ha riformato anche il Katana Hanchi. Molti, è riportato, avevano molti dubbi sulle riforme che stava portando avanti. Ora, tutti questi dubbi bisognerebbe rivederli un attimino. Motobu aveva dei dubbi sulla posizione che aveva adottato Itosu. Inizialmente kata Naihanchi veniva eseguito in Shikodachi. Itosu ha modificato la posizione. Ha creato una posizione con le punte dei piedi rivolte verso l'interno. In questo modo ha integrato nel vecchio Naihanchi alcuni principi tipici anche del Nahate, che possiamo vedere nel Sanchin, l'utilizzo del Gamaku, il radicamento al suolo. La posizione che Motobu chiama a zampa di piccione è meno mobile forse, però integra tutta una serie di principi di allenamento della fascia addominale che è tipica del kata Sanchin. Itosu non ha inserito nel suo curriculum il kata Sanchin perché molto probabilmente, ma questa è una mia ipotesi, lui ha integrato i principi che riteneva
più utili nel suo Naianchi, un kata che apparentemente ha una moltitudine di applicazioni per il combattimento a corto raggio incredibile. Non contento, ha creato, per quanto riguarda il Naihanchi, altre due versioni. Per quello adesso pratichiamo tre Naihanchi. Tendenzialmente sono i primi kata che vengono insegnati negli stili Shorin okinawensi. L'unica eccezione che mi venga in mente è Shinpan Uzukuma. Uzukuma era un allievo di Itosu, aveva studiato anche con Igaon. Il suo programma di allenamento eccezionalmente non iniziava col Naianchi, iniziava con i Pinan, il Naianchi veniva dopo. Ma è un caso eccezionale, tutte le scuole okinawensi tendenzialmente iniziano col Naihanchi e molto spesso la valutazione di grado, anche nei gradi superiori, viene fatta verificando questo kata, proprio perché è la base del karate. Itosu non è l'unico a ritenerlo la base del karate, anche Motobu. Motobu è famoso come un combattente da strada, però è famoso anche perché lui basava il suo insegnamento quasi esclusivamente sul Naihanchi, forma, applicazioni pratiche, proprio perché è un kata eccezionalmente molto semplice in apparenza, ma eccezionalmente complesso. In Naihanchi c'è tutto, principi di movimento. Se uno impara a muoversi con fluidità sul piano orizzontale, verrà senza ombra di dubbio più facile spostarsi in avanti, indietro, in diagonale. Ogni tecnica del Naihanchi può essere virtualmente interpretata in tutta una moltitudine di applicazioni. Shibana ci dice in un'intervista molto famosa, si trova anche su internet senza problemi, che Itosu insegnava di ogni kata. Ogni tecnica aveva almeno tre interpretazioni. Quella di base, parata e contrattacco. Questa veniva insegnata nelle scuole. La più semplice, la più sicura. Successivamente venivano insegnati i principi di Tuidi, la manipolazione articolare, che purtroppo nel karate giapponese adesso è molto difficile da trovare. Il concetto del Tui Di indica tutta una serie di, tutta una gamma di applicazioni, le leve, le manomissioni articolari. L'ultimo livello erano i punti di pressione. In okinawense vengono detti Chibunigakire. Per il jiu-jitsu giapponese è il Kyusho. Per i cinesi è il Dimak. Questo ci dimostra, dalle parole di un allievo diretto di Itosu, che lui non solo ha semplificato il karate, i vecchi principi sono ancora lì, bisogna saperli leggere. Non è un lavoro semplice, è un lavoro che richiede moltissimo tempo, moltissimo. Ma solo per il Naianchi, Io, come vi accennavo prima, ho iniziato ad approfondire lo studio delle forme di Anashiro tramite un allievo della Bugeikan. Io sono 8 mesi che pratico solo il Naianchi Shodan e non mi annoia affatto. C'è una domanda? Sì, maestro, la volevo fare io. La domanda. Tu non pensi che questa maniera di nascondere il significato ultimo delle tecniche venga un po' compensato, almeno di quello che io vedo, con l'aggiunta di altre tecniche di arte marziale, tipo
aggiungere tecnica d'aikido, del judo, del jiu-jitsu, della box pure, del sabate francese. Non ti dà l'impressione a te che o per pigrizia, per non forzarti tanto ad andare a cercare dentro del karate, se opta per farla arrivare dall'esterno. Che ne pensi te? Sono pienamente d'accordo, è un problema vecchio. Già Jikin Funakoshi si lamentava che nei club universitari vedeva troppe tecniche di jiu-jitsu. Non perché non gli piacesse il jiu-jitsu, semplicemente perché voleva dire che i vecchi kata non erano stati studiati appieno. Funakoshi ha dovuto adattare il suo metodo di insegnamento a dei gruppi di persone giapponesi per di più, quindi con una mentalità differente da quella okinawense. Ha dovuto ingegnarsi, è dovuto scendere a compromessi anche per far accettare il karate all'interno del budo giapponese. Le tempistiche di insegnamento delle applicazioni dei kata sono estremamente lunghe, estremamente, e gli studenti giapponesi erano più abituati a una pratica a coppie sin dall'inizio, erano abituati al judo, erano abituati al jiu-jitsu, erano abituati al kendo. È quello il motivo per cui inizialmente alcuni club universitari avevano introdotto il combattimento libero contro il volere di Funakoshi inizialmente. Poi ha dovuto adattarsi, lui ha dovuto adattarsi, ma quello non era il metodo okinawense. Il metodo okinawense prevede esercizi di riscaldamento, Hojo Undo, tecniche di rafforzamento. In questo ci mettiamo anche il Makiwara, un attrezzo fondamentale per sviluppare la potenza. I kata, ma i kata intesi non semplicemente come ripetizione, anche il lavoro che viene dopo, studio dei principi a coppie, le applicazioni, partendo da quelle più semplici per arrivare a quelle più complesse. È normale che chi non comprende a fondo i kata non sa che cosa sta facendo, per cui vede solo delle parate e dei pugni. A questo punto viene indotto a pensare che le tecniche di manomissione articolare, le leve, non ci siano, e per questo si rivolge ad altre arti, al judo, al jiu-jitsu, all'aikido. Non è un errore di base, però è una mancata comprensione delle basi dei kata, perché tutte quelle tecniche ci sono. Bisogna solo saperle trovare, sapere come trovarle, e questo si ottiene solo dopo, con una guida attenta e con una ripetizione infinita della forma, perché il corpo impara prima spesso del cervello. Molte applicazioni inizialmente non vengono in mente, col passare degli anni diventano quasi intuitive. Il maestro deve solo, diciamo, fare un po' il capotreno, verificare che il treno proceda sulle rotaie giuste. Le applicazioni vengono con il tempo. Non c'è bisogno di andare da altre arti marziali, perché nel karate c'è tutto. Ricordo un'intervista di un allievo di Chibana, si chiamava Kinjo, emigrò in Giappone, un giornalista lo intervistò e rimase stupito perché vide delle tecniche che sembrava jiu-jitsu. Gli chiese: maestro, ma tu pratichi il jiu-jitsu? E lui gli rispose: no, questo è karate di Okinawa. Questo giornalista ci rimase sbalordito, perché per lui il karate era solo calci, pugni e parate. Questo dimostra che la concezione dei giapponesi era estremamente limitata.
Pensiamo ai maestri giapponesi della JKA, i primi ad arrivare in Europa. Insegnavano infinite ripetizioni di calci, di pugni, combattimento libero. I kata erano insegnati, ma non erano insegnate le applicazioni, perché il metodo giapponese era quello. Non approfondivano le applicazioni pratiche, i bunkai. Il concetto di bunkai nel karate giapponese è arrivato successivamente. Nel karate di Okinawa c'è sempre stato. Uno dei motivi per cui ho cercato di approfondire il karate di Okinawa era che dopo tanti anni di karate giapponese ho sempre visto una scissione tra il combattimento e il kata. Devono essere la stessa cosa. Semmai non ha senso, il kata perde la sua funzione. Diventa un esercizio fisico, ma a livello marziale purtroppo non sarà inutile. Sarà inutile perché noi ci vedremo solo dei calci e dei pugni. Ho risposto alla tua domanda? Interrompetemi, come ho già detto prima, interrompetemi pure se avete curiosità. Se sono in grado di rispondere, vi rispondo. Se non sono in grado, mi procuro le informazioni e ve le farò avere successivamente. Il maestro ci invita tutti quanti a fare delle domande. Il maestro nos invita a todos a hacer preguntas, intervento, y si él no es capaz de responder, se informará y después nos hace saber. Sensei, Gerardo. Micrófono, Gerardo. Sí. Quería preguntarle al maestro Manuel. Yo estuve viendo algunos katas de la escuela de Bugenkan de Hanashiro, incluso el Pasai Dai de Hanashiro. Ha detto, no sé si capisce, Sensei Manuel. Ha detto Gerardo che lui è stato a vedere dei kata. Riesce a capire quello che sta dicendo? Se mi fai una traduzione veloce, il senso dovrei averlo capito. Ripete, Gerardo, così le traduco parola a parola. Fai frase corte, così non mi perdo. Yo he tenido la oportunidad de ver el kata Pasai Dai directamente de la escuela Bugeikan, la que trabaja con grulla. ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Es correcto? Eso pregunto. Ha dicho que lui. ¿Qué kata? Excusa, Gerardo. Pasai Dai. Pasai Dai. De la. Bugeikan. De la Bugeikan. ¿Qué opinión hay su pueblo? No, es sencillamente saber si es acertado o el comienzo no es así, si no es así. ¿Es correcto o es así? Quiere la variación, la interpretación de la variación del inicio. Del primer movimiento. El primer movimiento, el inicio propio. Perfecto, de qua. Es lo stesso. Qua. Sì, avanti, è lo stesso, premetto che questo kata io l'ho visto anche io diverse volte, non lo conosco ancora personalmente, però si inserisce nel discorso che stavo facendo prima. Hanashiro tende a trasmettere le sue forme come le trasmetteva nel sistema scolastico, ma questa è tecnica mano aperta, questa è tecnica mano chiusa. Il concetto non cambia, il concetto è sempre lo stesso. Okay. Deviazione e contrattacco. Okay. Solo che la mano chiusa era più sicura per gli allievi. Bien. Tuttavia Hanashiro insegnava la doppia applicazione, sia a mano chiusa che a mano aperta. Sí. Enseñaba la aplicación. Yo entiendo, Manuel. Entiendo perfectamente lo que estás explicando. ¿Y por qué lo entiendo? El Pinyan Shodan de Kinjo Sensei
Piñán Shodan, no se hace con mano abierta, se hace con mano cerrada. Es totalmente entendible lo que estás explicando. Solamente era una curiosidad personal. ¿Hay capito, Manuel? Sì, ho capito il Pinan di Roshi Kinshu a mano chiusa. Sì, non a mano aperta. Esatto. Però il Shuto sono a mano aperta. Però il Shuto sono a mano aperta. Itosu Sensei. Il Shuto sono a mano aperta. Sì. Il Shuto. Shuto. Però in Pinan nella scuola di Anashiro no. Nella scuola di Anashiro no, non ci sono gli shuto. No. Es la tradición de Anashiro, dado, esto es para tu información que fue dicho por Kinjo Hiroshi. Cuando Anashiro Sensei cambia puesto por puesto, Ito Sensei le dijo que se haga cargo de la tradición. De romper la tradición. Ahí está. Hai capito? Ha detto che quando Harashiro Sensei cambia Shuto por Morote, no? Chiude le mani, si deve fare carico della sua tradizione. Avanti, Gerardo. Está. Entonces, cuando vos ves los katas tocados por el maestro, influenciados por el maestro Hanashiro en un principio, porque tuvo mucha influencia sobre Kinjo. ¿Eh, Cacho? Dice que cuando ve el kata que son estados modificados de Hanashiro, que ha tenido una gran influencia su Kinjo. También se puede apreciar la influencia de Busukuma Shinpan, de Choyo Oshiro y de Ambun Tokuda, de esos cuatro maestros. Creo que lo he entendido. ¿Hai capito? Sí, ho capito, anche perché la tradizione di Tokuda è presente anche nella mia scuola. Miyahira Sensei era allievo di Tokuda. Tokuda era un insegnante scolastico. Sia Miyahira che Hiroshi Kinjo hanno studiato a scuola. Sì, erano compagni de Nihonga, de Okinawa Gakko. Sì, è corretto. Tant'è che il Goju Shiho che viene praticato nella scuola Shidokan non è lo stesso delle altre scuole. È la tradizione di Ambun Tokuda Sensei, il Goju Shiho di Ambun Tokuda. Ci sono delle lievi differenze tra i Goju Shiho. Quello di Anashiro parte in ginocchio. Secondo me, e questo è un mio parere, spero di non fare arrabbiare gli allievi traducilo del Massimo Caccio, adesso ora él hace una opinión personal y no quiere ofender o no. Okay. avanti. Spero di non offendere i praticanti di Matsumura Seito, però io vedo molto dell'influsso di Anashiro anche nel karate di Hoan Soken. Il suo Goju Shiho parte allo stesso modo, in ginocchio. Anche Cacho. Anashiro parte in ginocchio. Ginocchio, sono Cacho? Molto pochi, sono molto pochi. Un attimo, dice che il kata tiene molta influenza, che tutti iniziano in rodillas. In ginocchio de rodillas. Ginocchio, de rodillas. Yeah. De rodillas. Sono poche versioni che partono in ginocchio del kata Goju Shiho. Anashiro, Hoan Soken, Chotoku Kian. Sì. Questi partono in ginocchio. USAIC. Sono la versione del karate che empiezan arrodillados. Sì, USAIC. Yeah. Io vedo molto, per quello che ne posso capire, essendo ancora agli inizi, vedo molte similitudini tra il karate di Anashiro e il karate di Hoan Soken. Molte similitudini. Molte.
mucha similitud el karate de Harashiro del Soken. Tant'è che sicuramente conoscerete l'intervista che è stata fatta a Hoan Soken. A me piacerebbe vedere la versione giapponese, perché su molti punti ho qualche dubbio di traduzione. Io ritengo che non tutto il curriculum di Hoan Soken provenga da suo zio. Ci sono troppe discrepanze. Ci sono due Nagashi. Un attimo. Lui dice che in una intervista, l'intervista da un giornalista a Hoan Soken. Lui tiene dudas sobre la buena traducción que está hecha de esa entrevista. Le gustaría ver sentir la versión japonesa de esa entrevista, porque piensa que no fue traducida bien. Avanti. Ci sono troppe discrepanze tra quello che dice Soken. Sì. Un esempio, il kata rohai, Motobu ci dice che prima del 1879 era sconosciuto a Shuri, per cui dubito fortemente che Soken Matsumura Sensei praticasse rohai, non lo credo. Hoan Soken ha fatto quello che hanno fatto gli altri maestri, ha appreso da più fonti e ha interpretato quello che ha imparato secondo i principi che gli sono stati insegnati. Pregunta, Manuel. Caccio. La domanda, Manuel. El Matsumura Rohai, che conosciamo attraverso della pratica di Shito o il che sta, tu non crees che lo haya modificato Matsumura o che sia diretto? Hai capito? No, il Matsumura Rohai, però sì, ho capito. No, per un semplice motivo. Molti ritengono, e sono perfettamente d'accordo, che ci sia un'errata traduzione. In okinawense Machimura vuol dire sia Matsumura che Matsumora. Matsumora. Cosako Matsumora. Tomari te. Per questo Rohai è un kata di tomari te. È molto, molto probabile che l'ideatore di questo kata sia Matsumora Kosaku. In questo modo tutti gli indizi vanno a posto. Il Rohai era praticato a Tomari. Kosaku Matsumura era di Tomari. Non credo che Matsumura praticasse Rohai, perché prima del 1879... Sì. Ora bien. Prima del 1879 non era praticato a Shuri. Bien, perfetto. Tu conosces el Tomari Rohai? ¿Conosci Tomari Rohai? Sí, lo conozco. Bueno, si tú te guías por el Tomari Rohai, verás de la reducción en movimientos que tiene la diferencia del Matsumura Rohai al Tomari Rohai. Y la simbología. Ejemplo. ¿Podés traducir? Ha dicho... Vedendo tutte e due kata c'è una differenza che adesso ti fa notare lui. Principio. Vai. Matsumura Rohai. Principio. L'inizio. Inizio. Sta. Tomari. Uno, dos e tres. Ma dispos hace los tres pasitos solo. Más tres dopo step. Fa i tre passi da solo. ¿Está? Yo creo, estoy, me has despertado el interés en creer que lo que dice es correcto.
Nunca lo había pensado. Es correcto. Es un tema de nombre. No, no le era venuta in testa questo problema dei nomi, che adesso ha capito grazie a te questo dettaglio, diciamo. Sensei Carlos voleva fare qualche domanda, qualche intervento? Meikyo, e non similare, per nada. No, Meikyo, secondo quello che ho letto, Meikyo è una rielaborazione di tre kata che sono stati insegnati da Kenwa Mabuni. Lui li chiama semplicemente Rohai Shodan, Nidan e Sandan. Sì, sì. Molti Champurro. Champurro. Sì. Molti ritengono che questi tre kata siano stati rielaborati dai Tosu. Perfetto. Ho qualche dubbio. Io credo personalmente che anche Mabuni abbia modificato pesantemente quei kata. Non sono in grado di dire se i Tosu praticassero Rohai, però quei tre kata, solo il primo sembra Rohai, gli altri due hanno dei principi di altri kata di Tomare, come Jin, il Jite, Funakoshi o chi per esso, perché secondo me è suo figlio, secondo me è più suo figlio che ha modificato il kata. Funakoshi aveva l'abitudine di inviare i suoi studenti più avanzati a studiare con Mabuni. Erano amici, anche Mabuni era in Giappone. Tramite di lui diversi kata sono arrivati al Dojo Shotokan. Pensiamo al Nijusho, al Gojushio. Secondo me, da quei tre kata, Rohai Shodan, Nidan Sandan, sono stati rielaborati ed è nato il Meikyo. A maggior ragione, alcune linee di Shotokan, come la scuola di Asai, ha reinterpretato anche gli altri due kata. Nella scuola di Asai si pratica Meikyo Shodan, Nidan Sandan. E gli ultimi due sono la versione modificata e shotokanizzata del Rohai Nidan e Sandan. Meikyo è un'unione dei tre. Sì. Secondo la mia opinione. Sì, totalmente d'accordo, sì. Totalmente. Ci sono altre domande? Ci sono altre domande? Carlo. Io credo, non ascolté mal, non entendi mal, en la presentación che Manuel Mignola Sensei tiene trayectoria militar. Quería saber qué interpretación tiene que karate nace en Okinawa, lo toma Japón y lo hace marcial, es decir, lo militariza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay capítulo, siccome aprofita que tú sei de Fuerza Armada, sei militar, ¿no? Dice, ¿qué pensi que el karate okinawense pasado a Japón estado militarizado, ¿no? Allora, si crede comunemente che il primo militarizzatore del karate in Okinawa direttamente sia stato Yabu. Yabu era un ex ufficiale dell'esercito giapponese. Lui è ricordato come sergente, però in realtà si congedò come tenente. Andò in guerra, nella guerra sino-giapponese. Lui ha dato la prima impronta militare. La prima impronta militare l'ha data Kenzo Yabu. In Giappone la mentalità è molto rigida, molto, molto militare, per cui questo concetto è stato giustamente, si è adattato ed è stato esasperato. Un'altra cosa da ricordare è che in Giappone, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, il governo giapponese diede l'incarico a Jigo Funakoshi, terzo genito di Funakoshi, di addestrare i soldati speciali della scuola Nakano. I soldati di quell'unità erano addestrati per azioni dietro le linee nemiche.
gli serviva un metodo di combattimento che fosse efficace al 100%, facile da imparare e da ricordare. In quei corsi lui insegnava principalmente pugno e calcio, ma pugno e calcio ripetuto migliaia di volte, in modo che diventasse un concetto automatico. È come quando qualcuno ci lancia una palla. Se ci lanciano un pallone verso la faccia, noi non pensiamo, in automatico mettiamo le mani avanti per pararlo. Il concetto è lo stesso. Per quei soldati, se fossero stati attaccati, dovevano automaticamente reagire con un pugno o con un calcio che fosse distruttivo, doveva essere definitivo. È per questo che il karate ha sempre avuto questa impostazione. A maggior ragione il karate giapponese, che è molto rigido, ha un'etichetta molto rigida, è molto formale. Tutto questo deriva sia dalla natura della formazione giapponese in primis, ma anche da tutti questi trascorsi. Però è tutto nato con Kenzo Yabo. Lui, per insegnare nelle scuole, per insegnare a gruppi di allievi, aveva bisogno di organizzare l'insegnamento. È per quello che, essendo ex militare, ha adottato le tecniche militari, quindi i comandi dati ad alta voce, il kata eseguito tutti insieme, in sincrono. È il modo militare di insegnare, è come marciare. Ho risposto? Entendite, Carlos? Entendite? Sì, sì, entendio. Grazie, maestro. ¿Tú piensas que cuál sería para tratar de transportarnos a la época de Itosu, Cacho? Para cercar de meterci en la época de Itosu. ¿Tú qué piensas sobre las dos facciones que existían en esa ¿Qué época? ¿Qué piensas sobre las dos facciones que c'erano allora? En esa época, una facción pro Japón y una pro China. ¿Qué puedes comentarnos? Una pro Japón y una pro China. ¿Qué puedes comentarnos? Okinawa, el regno delle Ryukyu, es siempre stato un crocevia. Es posizionato sia a breve distanza dal Giappone che a breve distanza dalla Cina. Ora, l'arte marziale okinawense ha sempre avuto un'impronta prettamente cinese. Quando però il regno delle Ryukyu è stato accorpato all'impero giapponese, questa mentalità doveva cambiare. Per cui Hanashiro nel 1905 è stato il primo a dare l'interpretazione in mano vuota alla parola karate. Prima era considerato da tutti mano cinese. I kanji, la pronuncia è la stessa, ma i kanji variano. Quindi lui, anche Hanashiro, era un ex militare. Ha raggiunto lo stesso grado del suo amico Yabu. Quindi è stato uno dei primi a Okinawa a dover fare i conti con la mentalità giapponese. La mentalità giapponese in quel periodo era estremamente nazionalistica. Funakoshi se ne è accorto appena arrivato in Giappone nel 1922. Si è trovato in uno stato estremamente nazionalista che disprezzava molti dei concetti cinesi. Il Giappone ha avuto più di una guerra con la Cina. Era pericoloso far passare il karate come un'arte cinese. Per quel motivo ha cominciato a cambiare i nomi dei kata. I pinan sono diventati eyan. Il kusanku è diventato kanku. Il cinto è diventato gankaku. Molti nomi poi non sono stati portati avanti. Per esempio, Goju Shiho
Funakoshi tentò di cambiare il nome in Hotaku, picchio, però il nome nuovo non aveva preso piede, quindi è rimasto Gojushio anche adesso. Un altro kata a cui tentò di cambiare il nome, per esempio, era il Cinti. Lui tentò di chiamarlo Shoin, però il nuovo nome non prese piede, tornò a essere ricordato con il vecchio nome. Invece i kata che lui insegnava principalmente come curriculum, che ha ufficializzato già dal 1922, sono Yeyan, ossia i cinque Pinan, il Passai, che è diventato Bassai, il suo kata preferito era il Kusanku, che è diventato Kanku. Lui ha portato il Jion, anche a quello tentò di cambiare il nome, però non ce la fece, è ricordato ancora col vecchio nome. Però gli diede un'interpretazione differente, lo collegò al vecchio tempio di Jion, al buddismo. Un'altra forma a cui cambiò il nome è il Wanshu. Wanshu è diventato MP. Lui ha dato un grande impulso. Il Nayanchi è diventato Tekki dalla posizione cavaliere, la posizione del cavaliere. Oltre al cambio di concetto da mano cinese a mano vuota, lui è andato oltre, ha adottato la didattica prettamente giapponese, soprattutto del judo, del kendo. A questo punto il karate di Okinawa, di Funakoshi, ha cominciato ad allungarsi. Perché? Perché ha ricevuto un grande influsso dal kendo. Il kendo lavorava sulla media a lunga distanza. Il karate di Okinawa si è sempre focalizzato sulla corta distanza. Però i club universitari, i giovani giapponesi che studiavano il kendo sin da bambini, avevano più l'impronta della media e lunga distanza. Jigo Funakoshi ha dato un ulteriore impulso ad allungare la distanza. Lui era malato, soffriva di tubercolosi, sapeva di non poter vivere per moltissimi anni. Ha cercato di abbassare le posizioni per incrementare la forza muscolare. Allungando le posizioni serviva più forza nelle gambe, un fisico più robusto, più atletico per combattere. Lui ragionava: se io allungo la distanza e so combattere con una distanza lunga e so sviluppare potenza nella circostanza più sfavorevole, quando sarò a distanza corta i miei colpi saranno molto più forti. Il concetto di Jigo Funakoshi si è inserito su tutta una serie di modifiche che iniziò già a fare suo padre per adeguare il karate di Okinawa alla mentalità giapponese. Basta vedere i suoi libri principali. Noi abbiamo il primo libro nel 1922, una riedizione del vecchio libro nel 1925, che è quella che conosciamo tutti, con le foto di Funakoshi, dove esegue i kata. E poi abbiamo la sua opera principale, Karate Do Kyohan, del 35. Ecco, se noi analizziamo queste tre opere insieme, noi vediamo che i kata cambiano. Nel 1922 il Nanchi è quello di Itosu, ha le punte chiaramente rivolte verso l'interno, però nel 25 non troviamo la posizione che utilizza Chibana, troviamo il Kibadachi netto, con le punte dritte, rivolte in avanti, come Motobu. Addirittura nel video che c'è di Funakoshi, lui sembra che lo esegua quasi in una sorta di Shikodachi. È come se fosse tornato al vecchio metodo. Funakoshi ha cambiato il suo stile col tempo. Lo vediamo anche nelle posizioni. A poco si sono leggermente allungate. Funakoshi era già anziano, quindi per noi ci sembrano sempre alte. Però le differenze sono chiare, sono evidenti. Già nei primi due libri, parliamo del 22 e del 25, passano pochi anni. Funakoshi non ha mai cessato di avere contatti
con i suoi amici okinawensi. Senza contare che con il tempo molti okinawensi sono emigrati in Giappone. Ken Wamabuni inizialmente era a Tokyo, poi si stabilì a Osaka per rispetto a Funakoshi. Kanken Toyama è un altro maestro okinawense, studente sia di Tosu che di Gaon, oltre che dello zio di Chibana, Choshu Chibana. Anche lui emigrò in Giappone. Secondo me, Funakoshi ha appreso concetti anche da questi scambi. Con Motobu c'erano molti diverbi. Funakoshi con Motobu non andavano d'accordo, eppure sappiamo che si frequentavano, perché c'è una foto dove sono seduti fianco a fianco. Quindi Funakoshi ha fatto quello che hanno fatto gli altri maestri, ha appreso da più fonti, ha rielaborato il tutto secondo le sue idee, ma non solo, ha cambiato nel corso del tempo le sue idee, come Itosu. Se noi vediamo, se noi esaminiamo le versioni dei vari maestri, studenti di Itosu, ma in periodi diversi, vediamo delle differenze. Per esempio, Chibana è considerato l'allievo più fedele di Itosu, eppure i suoi kata sono diversi, lievemente diversi, da quelli di Funakoshi, da quelli di Mabuni. Ricordiamo che Chibana ci dice chiaramente che Mabuni e Gusukuma hanno studiato circa 4-5 anni con Itosu, non di più. Funakoshi non ha frequentato i corsi scolastici di Itosu, perché era già più anziano. Funakoshi è nato nel 1868, i corsi sono iniziati nel 1905. Lui era già un insegnante fatto e finito, ha frequentato solo un rapido corso di aggiornamento. Per cui il karate scolastico ha avuto un influsso che è limitato su Funakoshi. Sono stato chiaro? Comprensibile? Sì, totalmente. Ogni maestro cambia, ogni maestro con il tempo cambia la sua didattica. Per animare questa altra... Yo te quería preguntar, Cacho, te pido tu ayuda. Nos contaste, Manuel, que tuviste la oportunidad de relacionarte con diversos maestros. Adelante, Cacho. Ha detto Gabriel che di quello che hai raccontato hai avuto l'opportunità di rapportarti con diversi maestri. Non hace falta, Cacho, che los menciones, però hablaste del maestro Kubota, Kawasoe, Naito, Ochi, Funakoshi Sensei. Y me gustaría, si fueras tan amable, Manuel, de compartirnos quiénes son estos maestros, para que lo sepamos todos. Y si nos podrías contar qué te dejó cada uno de ellos. De todos los maestros que adesso Gabriel ha mencionado, que tú hai avuto rapporto, lui vorrebbe sapere cosa te hanno lasciato ognuno de loro, que ci puoi raccontar, ¿no? Que puoi condividere con noi queste cose qua. Gracias. Allora, sì, ho avuto la possibilità di frequentare molti maestri. L'Italia ha una forte comunità di Shotokan, per cui questi maestri quando viaggiavano all'estero molto spesso una tappa in Italia la facevano sempre. A me ha colpito di tutti questi maestri, Kubota è molto, molto robusto, molto molto duro nel suo allenamento. Kubota ha studiato sia Shotokan che Goju-ryu, è influenzato da tutte e due questi aspetti. Kenneth Funakoshi è un cugino, del ben noto Jikin Funakoshi. È molto che sono cugino? Cugino sono primo.
È un cugino, sì. Il padre di, se ben ricordo, il padre di Kenneth Funakoshi era un cugino primo di Jikin Funakoshi. Sono cugini, sono strettamente correlati. Kenneth Funakoshi... In prima generazione, no? Seria. Kenneth Funakoshi aveva una personalità, è molto simpatico. Io l'ho incontrato solo una volta a Milano e lui poneva molta enfasi sul concetto di compressione, comprimere il terreno per scattare in avanti. È lo stesso concetto che ha provveduto a esasperare, tra virgolette, Jigo Funakoshi, quando ha creato la posizione Fudodachi. Era la sua posizione preferita, perché consente uno scatto in avanti. Allena le gambe, consente uno scatto in avanti. Kenneth Funakoshi è molto influenzato. Il maestro Shotokan che più mi ha colpito, se devo essere sincero però, è stato il maestro Miura, Masaru Miura. Masaru Miura è bassino, è basso di altezza. Proprio perché è basso, ha dovuto sviluppare un karate adatto alla sua corporatura, alle sue esigenze. È quello il vero scopo del karate. Adattare è come un vestito. Bisogna adattarlo alla propria persona. Un altro okinawense famoso per aver diciamo adottato questa visione è Chotoku Kian. Chotoku Kian era molto piccolo, molto magro. Ha dovuto adattare le conoscenze del karate che ha appreso alla sua corporatura. Lui era, essendo piccolino, era molto abile negli spostamenti. Chibana ci dice in un'intervista che Kian ha modificato, ha adattato i vecchi kata come il Cintò, il Passai, il Kusanku, alle sue concezioni, alla sua corporatura. È quello il concetto che purtroppo sta andando perduto nel mondo del karate, sta andando perso. Adattare uno grosso 2 metri, alto 2 metri, non può usare le stesse tecniche allo stesso modo di uno che è alto 1,60. I principi non cambiano, però il resto deve cambiare, perché semmai non funziona, semplicemente non funziona. I principi del karate vanno adattati alla stazza, alla corporatura. Maeshiro, quando insegna le applicazioni, le varia, ma le varia non per motivazioni di segretezza o cose di questo tipo. Lui adatta il principio, che deve rimanere sempre uguale, alla persona che gli sta di fronte. Ovviamente una ragazza più piccola di me non potrà fare la stessa mia identica tecnica, perché noi abbiamo corporature diverse. Però le tecniche si baseranno sempre sullo stesso principio. È quella la vera forza del karate. Si adatta alle persone. Non è il contrario, non è la persona che si deve adattare al karate, è il karate che si deve adattare alla persona, come un vestito. Di maestri okinawensi, invece, quello che ovviamente influisce di più, per quanto mi riguarda, è Maeshiro Sensei. Maeshiro Sensei è piccolino, quindi le sue tecniche devono per forza essere efficaci, perché lui non può contare sulla forza, lui deve contare sulla tecnica. Ha un'abilità negli spostamenti che è incredibile. Un altro maestro che influisce molto, che viene spesso in Italia anche lui, abbiamo diciamo stretto amicizia, è Hiroshi Akamine Sensei. Hiroshi Akamine non solo è un famosissimo e apprezzatissimo maestro di Kobudo, figlio del famoso Isuke Akamine, è anche un validissimo maestro di karate Shorin. Lui segue la linea del Mukenkai,
Mukenkai è una linea derivata da Yuchokuiga. Yuchokuiga Kyudokan, Gushiken ha fondato il Mukenkai dopo aver studiato con Yuchokuiga. Hiroshi Akamine segue la linea di Gushiken. Ha una velocità nelle braccia incredibile, una rilassatezza incredibile. Lui ha influito molto sul mio modo di tirare i pugni. Più sei rilassato, più il pugno è efficace. È un concetto che nel karate giapponese è difficile da trovare. Il kime viene inteso come forza. Akamine ragiona in modo diverso. Loro due sono i maestri che attualmente influiscono principalmente su di me. In primis Maeshiro, perché essendo studente della sua scuola, ovviamente è il mio punto di riferimento. Grazie, Sansei. Una cosita, Cacho. Sì, perfettamente. Muchas gracias. Y cogliamo anche l'occasione per presentare a Sensei Alen de Israel. Alen, no sé si te quieres presentar. Saludar a Manuel. Cacho te traduce. No, solamente muy interesante la charla y bueno, saludar a todo el grupo que siempre es un placer. Ha detto che la conferenza è molto interessante e approfitta per salutare al gruppo. Volevo farti una domanda. Non so se tu hai presente il gioco del telefono. Se dice una parola a uno, una frase, se va passando e l'ultimo, alla fine, non c'entra niente con la domanda o la frase iniziale, no? E a me mi viene sempre il dubbio, no? Che io pure penso come te che il Bunkai, l'applicazione del kata deve essere personalizzata, perché con la differenza anatomica di ognuno di noi, no? E anche la differenza del pensiero, no? Allora, quanto tempo può rimanere una cosa originale facendo questo gioco? Ad esempio, tu mi fai un'applicazione a me, io le la faccio a Gabriele, Gabriele la fa a Carlo, Carlo le la fa a Gerardo, Gerardo le fa a lei e così via. E dopo a lei si ritrova a non trovare la base o l'inizio di questa cosa qua. Allora, a me mi viene l'idea che l'unica maniera di mantenere questa idea è tornare al kata, altrimenti non riusciremo mai a tenere una linea, no? Tu che ne pensi a questo rispetto? È per questo che i kata sono importanti. I kata non cambiano. I principi difensivi, offensivi, strategici dei kata non cambiano, sono sempre quelli. È il principio che non deve cambiare. La forma esteriore può cambiare, la forma della tecnica esteriore può cambiare, ma non il principio su cui si basa. È per questo che secondo me chi critica i tosu non ha chiaro questo concetto. Può cambiare la forma esteriore, i tosu ha cambiato i kata, questo è innegabile, ma sono i principi che non devono cambiare. Anche Kian ha cambiato i kata. Il suo passai non è più il passai che ha imparato lui, non lo può essere. Il suo cinto, molti lo definiscono la forma originale del tomarite. No, non è quello. Shibana ci dice chiaramente che i suoi kata erano modificati, ma sono i principi che stanno alla base che non devono cambiare. Semmai il patrimonio dei kata va perso. È per quello che cambiare i kata è pericoloso. Bisogna farlo con un'idea. Non si può cambiare un kata solo perché, secondo me, quella tecnica va fatta in un altro modo, ma io non so spiegare il perché.
oppure lo snaturo completamente. È per quello che è importante studiare le versioni dei vari maestri, perché in ogni loro modifica c'è anche la spiegazione del perché hanno fatto quella modifica. Faccio un esempio pratico. Nai Hanchi. L'applicazione Cibana lo applica così, para e contrattacca. Maeshiro porta fuori e contrattacca. Motobu contrattacca diretto. Anashiro contrattacca girando il pugno. Sono differenze non solo a livello fisico, a livello di tecnica, sono differenze di principio, ma il principio di base non cambia. Il principio di base non cambia. Colpire al viso dalla posizione più ravvicinata, che io colpisca dall'interno, che io colpisca dall'esterno, che io colpisca diretto col dorso, che io colpisca girando il pugno, che io colpisca col Nakadaka Ken, con l'Ippon Ken, con l'Ira Ken, il principio di base non cambia, cambia la forma esteriore. È quello che è importante. È per quello che lo studio comparato dei kata è importantissimo. Perché noi capiamo come si è sviluppato quel principio nel corso del tempo, come è stato applicato, ma tornando a ritroso, il principio base è sempre quello. È sempre quello, non cambia. Cambia la forma esteriore. Queste le tecniche dei kata si possono applicare in una miriade di modi, a seconda di come uno la vuole applicare. Però non deve snaturare il kata, perché nel kata c'è già una spiegazione strategica e tattica di quel gesto. Cambia la forma, ma non cambia il principio. Questo è un concetto che secondo me è molto interessante e mano a mano che con il tempo ho fatto questo studio comparato sui vari kata e lo sto ancora facendo e mi occuperà credo per i prossimi 30 o 40 anni o 50, si va a capire che le varie versioni, seppur apparentemente differenti l'una dall'altra, non cambiano, i principi rimangono sempre gli stessi. Sono stato chiaro? Bene, mi fa piacere. C'è qualcun altro? Ok, vorrei fare ancora un accenno ai kata che si ritiene siano stati tramandati dai Tosu. Noi in realtà non abbiamo una lista chiara, abbiamo delle certezze e abbiamo delle possibilità. Noi sappiamo per certo che Itosu ha insegnato 5 Pinan, 3 Nayanchi, 2 Passai, 2 Kusanku, 1 Chinto. Queste sono le certezze. In più, dalle fonti sappiamo che ha insegnato anche il Jitte. In un libro del 1933, Ryukyu Kenpo, di due studenti di Funakoshi giapponesi che fecero un viaggio a Okinawa, viene citato espressamente Itokazu no Jitte. Itokazu è un'errata traduzione di Itosu. Questo ce lo dice Hiroshi Kinjo. Hiroshi Kinjo era amico di un altro praticante okinawense, Antei Tokuda. Antei Tokuda vide una manifestazione in cui si esibì lo stesso Itosu. Successivamente in quella manifestazione è stato riportato che un certo Itokazu si è esibito nel Nayanchi. Antei Tokuda ci dice chiaramente che in quell'esibizione il Nayanchi l'ha eseguito Itosu. È per quello che sappiamo che Itokazu in realtà è Itosu.
Quindi un'altra certezza che abbiamo, ma non da una fonte documentale, è che insegnava il jitte. Sugli altri kata lo possiamo presumere con un certo grado di sicurezza a seconda della forma. Jin. Jion in realtà non si sa. Noi abbiamo la certezza che Jion veniva insegnato a scuola, ma non sappiamo chi l'ha insegnato, chi l'ha creato. L'ha creato principalmente. Alcune fonti dicono Yabu. Funakoshi, come ho detto prima, in questo senso non ci dà granché una mano, perché ci riporta a un presunto monaco che si chiamava del Tempio di Gion. Non credo sinceramente che sia quello l'origine di questo kata, per un semplice motivo. Analizziamo Gion. Ci sono tecniche sia del kata jin che del kata jitte. Ora, questi kata sappiamo per certo da dove arrivano. Funakoshi ci dice che vennero insegnati alla gente di Tomari da un naufrago. Questo naufrago aveva fretta di tornare a casa. Perciò, per racimolare un po' di soldi, ha insegnato la sua arte marziale ai nobili di Tomari e ha insegnato il cinto, il cinti, il Jin e il Jitte. Non c'è Jion. Per cui, secondo me, ma anche secondo altri ricercatori, Jion è una creazione successiva. Se analizziamo bene Jion, possiamo trovare delle tecniche non solo di Jin e Jitte, ma anche del Gojushio. Gojushio sappiamo che è un kata che Itosu non insegnava nel suo curriculum, diciamo, scolastico. Tant'è che neanche Shibana, pur conoscendolo, non lo insegnava. Gli allievi di Shibana che praticano il Gojushio lo hanno imparato da altre fonti. Per cui Jion, secondo me, è stato creato, Itosu sicuramente, ritengo fosse ancora vivo, magari ha contribuito, che l'abbia creato lui o che abbia contribuito ha poca importanza, ma non è un kata antico, secondo me. Un altro kata che sappiamo ha insegnato Itosu è il Vansu. Lo sappiamo perché molte fonti, tra cui lo Shitoryu, ma anche la scuola Shubukan della famiglia Uema, tramantano Itosu no Vansu. Con Vansu Itosu ha fatto la stessa operazione di modifica che ha fatto con gli altri kata. Ha modificato il vecchio kata Vansu di Tomari e ha creato la sua forma. Poi non l'ha portata avanti, perché ha preferito concentrarsi sui kata del vecchio Shurite, quindi su un nucleo più ristretto. Però alcuni suoi allievi l'hanno imparata, è giunta fino a noi. Sul Roai abbiamo dei dubbi, nel senso che la tradizione orale ci riporta che ha creato, come dicevamo prima nel corso della conferenza, tre forme. Però in realtà noi non abbiamo delle fonti documentali certe. È possibile, ma non abbiamo una fonte certa. Un altro kata che è dubbio, molto dubbio secondo me, è lo Shioku Zanku, praticato solo nello Shitoryu di Mabuni. Ora, lo Shioku Zanku è una forma particolare di Kusanku Dai che si sviluppa sul piano orizzontale. Sebbene ci sia una traduzione di un libro di Mabuni, in spagnolo tra l'altro, in cui, io non l'ho letto, però così mi è stato riportato, viene detto che Mabuni imparò questo kata da Itosu. Io credo sia un caso di errata traduzione. Kenzo Mabuni avrebbe detto che il suo padre creò questo kata perché il dojo in cui insegnava appena arrivato a Tokyo, dove rimase per circa un anno, era molto stretto, si sviluppava in larghezza piuttosto che in lunghezza. Quindi ha creato questa particolare forma di Kusankudai per allenarlo in orizzontale, perché semmai non ci stava. Queste sono, diciamo,
il curriculum di Tosu. Il curriculum certo sono i kata che ci ha tramandato Chibana. Il curriculum un pochino più dubbio sono quei kata che noi troviamo in altre linee, come i tre roai. Ci sono domande su questo? Ok. No, quería acotar lo siguiente. En varias charlas que he tenido con Kinjo Sensei, él siempre hizo mención, y ya te lo corto, Cacho, él hizo mención al armazón en donde descansa la herencia cultural del karate de Shuri. Nelle conversazioni che ha avuto Sensei Gerardo con Sensei Kinjo, Sensei Kinjo fa riferimento a il cemento, no? Dove sono, come si dice, dove sono poggiati. Sì, la piattaforma. La piattaforma dove è poggiato il karate. Vai avanti. Adelante, Gerardo. Él hacía mención a lo siguiente, Manuel. Cinco pinam, tres naihanchi o naifanchi, dos koshokun, kanku o kusanku, como quieres, dos paksai, y chinto y go yushiho. Ahí está. Y como anexo, oyadomari no pasai y matsumura no pasai. Pero no pertenecían a los 14. Los 14 eran la base. Y hago hincapié en no guión como y te sigo. Ah, perdón, pero sí, me olvidé. ¿Está capendo, Manuel, o te debo tradurre? Dopo l'elenco dei kata, traducimi solo l'ultimo pezzo. Ha detto che aggiunta sono le ultime due, però la base, il fondamento del kata sono i 14 prima. Se suma, sì. Se suma a esos 14, hoy a domani no pasai, por cotar su hija, creo que lo hemos hablado en forma privada, y Matsumura no pasai, por Chibana, que es el pasai dai de Chibana. Quella sono le aggiunte a quei 14. Sì, sono d'accordo. L'unica, noi sappiamo che Itosu praticava, sicuramente lo praticava il Goju Shio, però a un certo punto sia lui che Chibana lo hanno lasciato un pochino indietro, perché lo consideravano un kata di Nate, inteso come giunto più recentemente. Mi rendo conto che è un controsenso, perché vi ho appena detto che il Chinto è un kata di introduzione abbastanza recente. Ma il Chinto di Itosu, lui lo ha modificato. Lui l'ha modificato secondo la sua concezione. Da quello che sappiamo, queste modifiche si sono concentrate più su questi kata che sul Goju Shio. E questo è strano, perché Goju Shio era il kata preferito di Matsumura, uno dei suoi principali maestri. Quello che dice Gerardo è verissimo. Questa è la base del karate. Kinjo in più inserisce Oyodomari no Passai e Matsumura no Passai. Ora, di questi due kata, Oyodomari no Passai è l'interpretazione del kata Passai della famiglia Oyadomari, di Tomari. Ora, non sappiamo, la storia del Passai è molto complessa e non ci sono fonti scritte. Chibana disse che in origine vi era un Passai, quello di Matsumura. Successivamente il Passai si sarebbe diffuso a Tomari, dove è stato modificato. Quindi, se diamo credito a Chibana, il karate, la versione di Tomari è una modifica di quella di Shuri. Il kata Matsumura no Passai o Tavada no Passai è conosciuto nella scuola di Chibana come Passai Dai
e anche nella mia scuola. Nella mia scuola il passai dai e il tavadano passai. Chibana lo imparò da un suo parente, Tavada, un noto maestro, tra l'altro, di Sai, l'arma del Sai. Tavada era un allievo di Matsumura, era rinomato per il suo passai. Lo insegnò al suo parente Chibana. Chibana lo mostrò al suo maestro Itosu. A Itosu il kata gli piacque e gli disse di conservarlo nel suo curriculum. A questo punto Chibana adottò il passai dai, ossia il Matsumura no passai, come primo passai. Il passai di Itosu, che sarebbe un champuru del passai di Matsumura e del passai di Tomari, divenne l'Itosu no passai o passai sho nella scuola Kobayashi. Sì. Chibana tralasciò l'originale passai sho di Itosu, quello che per esempio nello Shotokan adesso è il basai sho, nello Shitoryu è il basai sho. Chibana lo tralasciò, lo cancellò dal suo curriculum, però quel kata è sopravvissuto grazie principalmente a Guzukuma. Guzukuma non conosceva il Tavada no Passai, perciò ha mantenuto l'originale Passai Sho di Itosu. Anashiro, la stessa cosa, ha mantenuto il vecchio Passai Sho di Itosu. Questo kata è stato conosciuto come Koryu no Passai. Maeshiro mi disse chiaramente che Koryu Passai vuol dire Koryu Itosu Passai Sho. Quindi il Koryu Passai o Passai Gua è in realtà il vecchio Passai Sho di Itosu. Molto spesso ho letto su internet che il Passai Gua, un kata che viene praticato da Zenpo Shimabukuro, sarebbe stato trasmesso a Chozo Nakama da Chokimotobu. Non è così. Anche Zenpo Shimabukuro in un'intervista lo disse chiaro e tondo. Quel kata Nakama lo imparò da Chibana. Il kata sembra diverso perché Zenpo Shimabukuro non ha fatto altro che fare quello che hanno fatto tutti gli altri maestri. Ha adattato il kata che ha imparato, un kata estraneo alla sua linea principale, lo ha adattato secondo i principi della sua scuola. Quello che ha fatto, secondo me, Soken con molti altri kata, ha importato delle forme di altre scuole, però le ha modificate, le ha adattate ai principi di base della sua scuola. È per quello che il Koryu Passai della scuola Shidokan e il Passai Gua di Zenpo Shimabukuro sembrano diversi, ma in realtà il kata è lo stesso, si riconosce. Però ogni scuola adatta il kata sulla base dei principi fondamentali, per quello che ci sono tutte queste differenze. Ho risposto? Sì, sì, sì. Muy bien. Perfetto, perfetto. Enriquecido totalmente. Perfecto. Ya dándole un cierre a la presentación del día de hoy, que generosamente Manuel nos ha regalado, vamos a anunciar entonces las próximas charlas de karate virtual, previo a darle el paso a Amílcar Coronel Sensei para realizar el cierre de la charla de hoy. El próximo evento será... Prima de fare la chiusura, Gabriel ci farà sapere le date e gli invitati che sono nelle prossime riunioni. El próximo 26 de marzo estará con nosotros desde Chile Hanshi Juan Gallardo Pardo para hablarnos acerca del karate Tanaka. Bueno, el próximo evento del karate virtual será el 26 de marzo, Hanshi Juan Gallardo Pardo desde Chile. Será con noi para hablar del karate Tanaka. O 9 de abril
Será con noi José Parisi da Argentina per parlare del principio di Kendo. Il 29 di marzo estará con nosotros, de abril estará con nosotros el maestro No se ría Sensei, José Parisi desde Argentina, para hablar acerca de los principios del Kendo. Y finalmente el 23 de abril estará con nosotros Hanshi Genaro Maya desde Australia para presentarnos su experiencia docente. O 23 de abril sarà con noi Hanshi Genaro Maya desde Australia para hablar de su experiencia como docente. Dicho esto, cedemos la palabra al maestro Amir Calcoronel para recibir el cierre de la plática del día de hoy. Adelante, Cacho, por favor. Bueno, tocca a me fare la parte bruta, chiudere tutto, ¿no? Abbassare il telo. Prima di tutto ti devo ringraziare di cuore, veramente, per tutto quello che ci hai raccontato e poi fa veramente impressione, no? Una persona come te, che sei molto giovane, no? Soprattutto in confronto a noi che siamo tutti vecchi, e che sei tan affermato in quello che ci racconti, no? Si vede che hai studiato veramente e che c'hai la passione. Questa è una cosa piuttosto rara e quindi fa di questa conferenza una cosa molto molto speciale. La rivedrò tante volte finché che mi siano chiare tutto quello, perché ci hai dato tanta roba, veramente tanta roba. Tengo que traducir en castellano o se entiende? Se entiende, Cacho. Ok. Allora Manuel, ti ringraziamo de cuore per quello che hai condiviso con noi. Prego di aprire il microfono e facciamo a tutti quanti un grosso applauso per Sensei. Grazie.